Il Panathon di Catania è un'associazione che nacque dopo quella fondamentale, la prima, ecco, il primo club d'Italia è stato il Club di Venezia, che è stato fondato nel 1951. Poi, come ricordava qualcuno, nel 1954 si creò il primo club siciliano a Palermo. Fu allora, non per rimanere sempre nell'ambito della Federazione Gioco Calcio, il commendator Sino, come presidente del club di Palermo, che mandò un suo delegato, proprio il dottor Sambugnaro, a vedere se c'erano le condizioni per poter fare un club a Catania. E questo club fu fondato poi con l'atto di costituzione che vedete anche nella brochure a settembre del 1954. Quindi da lì sono stati, il primo presidente, ecco, è stato Massimo Simili, giornalista, scrittore, umorista, e dopo di lui si sono succeduti, fino alla mia persona, 21 presidenti con 21 consigli direttivi. Riesce a interloquire con lo sport e sfruttando, diciamo, non utilizzando, sfruttando sempre ormai, visto che avevamo apprezzato le doti del nostro socio Vittorio Graziano. Abbiamo messo in piedi questo splendido meeting nel quale si sono create delle cose straordinarie tra immagini che venivano da tutte le parti del mondo. Abbiamo avuto anzi ospiti proprio degli illustri fotografi internazionali, credo uno brasiliano e uno sempre delle Americhe, quindi in quell'occasione sono state proiettate veramente delle immagini afferenti lo sport di grandissimo prestigio, di grandissimo livello.